sud. Ma brucia pronto. Buonasera a tutti, Marco, buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutti voi. Cominciamo questa puntata parlando di un argomento che non abbiamo ancora affrontato, ossia l'ascesa alla popolarità di Bernie Sanders, questo candidato democratico che si sta confrontando anche con la stessa Hillary Clinton negli Stati Uniti, che sconosciuto fino a qualche tempo fa è diventato notissimo, non solo, ma viene acclamato soprattutto dai giovani, viene acclamato anche dai meno giovani per le sue idee rivoluzionarie, socialiste. Lui è un socialista, ha queste idee soprattutto basate sulla redistribuzione delle ricchezze, sul contrasto alle differenze sociali, quindi delle politiche di una sinistra ugualitaria che si rispecchia con altri movimenti che poi sono venuti a nascere un po' in tutto il mondo a causa di questa economia globale. Una figura da conoscere che comunque uscirà probabilmente sconfitto dal confronto con la Clinton, ma che ha messo in discussione appunto dei temi sociali molto importanti, per i quali poi è stato adesso anche in Italia ospitato dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, esatto, del Vaticano. Del Vaticano, insieme ad altri che come lui hanno una visione del mondo di questo tipo, con questa impronta, cioè rivolta a riportare l'uguaglianza, al rispetto del pianeta. Quindi si è creato questo piccolo gruppo di pensatori che sono andati a Roma. Un brevissimo incontro con il Papa c'è stato, Sanders se l'auspicava, e vediamo il servizio e poi commentiamo. C'è stato solo un fugace incontro in Vaticano all'alba del 16 aprile tra Bernie Sanders e Papa Francesco, in procinto di partire per l'isola di Lesbo. Il candidato alle primarie democratiche per le presidenziali americane era giunto a Roma per prendere parte a una conferenza della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e ha incrociato il pontefice per 5 minuti appena prima di ripartire per New York. Con lo sfidante di Hillary Clinton, a quanto si apprende da fonti qualificate, la moglie, il cancelliere dell'Accademia, il monsignor argentino Marcelo Sanchez Sorondo e l'economista statunitense Jeffrey Sachs. Ecco, Sanders ha espresso grande ammirazione per Papa Francesco proprio perché ha voluto indicare in lui un uomo che al di là della sua carica è uno tra i pochi personaggi attuali che parla cercando di spingere l'azione umana verso la politica, ovviamente, verso la moralità, certo, contro invece l'avidità. Diciamo subito che questa convergenza di cui parliamo questa sera tra le posizioni strategiche di Papa Francesco, già espresse nelle sue encicliche, l'Evangelii Gaudium e poi da poco questa grande enciclica sull'ecologia sociale e sull'ecologia integrale Laudato Si. Questa convergenza tra il pensiero di Bernie Sanders e Papa Francesco non è strumentale. Del resto lo stesso Bernie Sanders, quando è venuto a Roma e ha partecipato a questo convegno internazionale organizzato dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali di Roma, del Vaticano, ha detto con chiarezza sarebbe stato meglio per me come candidato, no, che concorre con Hillary Clinton, stare negli Stati Uniti a fare campagna sulle primarie, perché in questi giorni ci sono appuntamenti importanti, uno per tutti il voto che c'è stato in questi giorni a New York. E invece ha preferito per qualche giorno venire a Roma come relatore, era invitato ufficialmente come relatore. Nel breve filmato avete visto che si è seduto accanto a un altro leader, in questo caso latinoamericano, Evo Morales. Perché? Perché anche lui era stato invitato come presidente della Bolivia, in qualche modo a dire le battaglie che si stanno facendo, sociali, ecologiche, ambientali, in parte dell'America Latina, soprattutto in questo caso in Bolivia. Anche se, bisogna dire,
no? Che Evo Morales, per esempio, viene via attualmente da una sconfitta, nel senso che governerà ancora la Bolivia per parecchio tempo, perché è stato rieletto. Ma la sua ambizione era quella poi di cambiare la Costituzione e ha appena fatto un referendum, una quindicina di giorni fa, in cui la maggioranza del popolo di Bolivia gli ha bocciato il fatto che potesse ricandidarsi ancora, malgrado appunto la Costituzione attuale vigente lo vietasse. Quindi a questo punto lui ha davanti il suo mandato. È una personalità interessante perché in Bolivia ha recuperato la cultura indigena, la maggioranza degli attori sociali che sono i campesinos, anche se per galleggiare un po' l'economia, no, della Bolivia ha anche concesso un po' tanto alle compagnie petrolifere o a quello dello sfruttamento, diciamo così, minerario, che è una potenziale ricchezza per quel paese. Quindi, come vedete, non è che ogni persona che oggi ha un ruolo importante da protagonista anche in forze progressiste poi sia del tutto coerente. Invece Bernie Sanders è davvero coerente con la sua storia giovanile. Per questo è giusto parlarne. Prima di tutto perché, come hai detto giustamente tu, negli Stati Uniti, Stati Uniti stiamo parlando, era da tempo che un candidato che prendeva così tanta attenzione sui media, ma che poi riceveva un consenso significativo tra i giovani e tra le donne, si definisse socialista. Lui infatti ha militato, prima di candidarsi come indipendente, come sindaco, è stato eletto nel Vermont e poi è stato eletto parlamentare. Lui ha fatto parte di un partito socialista, un piccolo partito socialista che si definiva tale negli Stati Uniti, prima di fare parte della grande famiglia del Partito Democratico. Ma da giovane Sanders, che è di origine ebraica e che ha studiato, no, economia nell'Università di Chicago, da giovane è sempre stato un attivista convinto dei diritti civili e dei diritti sociali. Per esempio, lui, quando era universitario, ha 75 anni, quindi tanti anni fa, era universitario, si è battuto nelle università di quell'epoca dove c'era la segregazione e la discriminazione razziale, per cui c'erano stanze e corsi separati per bianchi e per neri. Lui, per esempio, successivamente è stato tra quelle centinaia di migliaia di persone, in gran parte nere, ma lui bianco, che ha partecipato alla grande marcia, no, di Luther King, quella famosa marcia per i diritti civili dei neri e contro la discriminazione e l'assenza di possibilità dei neri di poter votare addirittura, e quindi lui ha fatto parte da giovane di quella grande, no, manifestazione, in gran parte, dicevo, nera e meticcia, ma in parte anche di piccole minoranze bianche che già allora si sono mobilitate per appunto l'uguaglianza di fronte allo Stato di tutte le varie componenti religiose, etniche e così via. E quindi ha fatto marcia, questo era nel 1963, lo diciamo ai nostri telespettatori, I Have a Dream, io ho un sogno, quella grande manifestazione con Luther King. Quindi rispetto a Hillary Clinton verso i giovani, perché ho fatto questo excursus, lui può vantare una coerenza ideale che sin da giovane ha nutrito, perché poi lui successivamente è stato contro anche la guerra in Vietnam e poi ancora è stato contro le guerre che gli Stati Uniti hanno fatto in Afghanistan piuttosto che in Iraq, cosa che invece Hillary Clinton da giovane non può assolutamente, come dire, esibire. Perché? Perché da giovane Hillary Clinton era di area repubblicana, perché da giovane Hillary Clinton non aveva le posizioni che poi per fortuna ha maturato. Adesso forse rappresenta più un grosso centro Hillary Clinton. Ma non c'è dubbio, e poi rappresenta, oltre che un grosso centro, sicuramente l'area moderata maggioritaria è
probabilmente nell'apartito democratico, però rappresenta anche l'establishment, cioè di fatto con il marito Clinton e poi con l'accordo che ha fatto con Obama, proprio Clinton, quando lo hanno appoggiato per la rielezione Obama della seconda volta, è chiaro che i gruppi dirigenti del Partito Democratico americano appoggiano massicciamente Hillary Clinton. Però Bernie Sanders, oltre ad avere questa coerenza con la propria giovinezza e il proprio percorso politico, intellettuale, sociale, si è poi non solo distinto come sindaco tra i migliori sindaci di tutti gli Stati Uniti, ma si è anche distinto per una politica attiva sui problemi sociali, per cui per esempio da anni sta sostenendo che bisogna ridimensionare Wall Street e lo strapotere della finanza statunitense e mondiale, bisogna riformare Wall Street e quindi la borsa che sta a Wall Street, sostiene socialmente il ruolo dei sindacati, sostiene politicamente come politica economica fondamentale che ci sia una paga oraria minima uguale per tutti i lavoratori e le lavoratrici negli Stati Uniti. Dunque continua. E poi c'è anche il capitolo dei migranti, perché lui vuole togliere dal nero questi migliaia di migranti, di immigrati che sono... Assolutamente, è contro i muri che invece vuole, diciamo, far costruire, no, praticamente il candidato adesso più estremista dei repubblicani, no? Mentre Hillary Clinton su queste posizioni ovviamente ha una posizione molto vicina a quella di Obama. Perché? Ma perché Hillary Clinton e il Partito Democratico ha una grossa fetta elettorale tra gli ispanici e tra i neri. E tra gli ispanici si sa che è molto importante la questione di non essere troppo cattivi e non costruire muri nei confronti della pressione migratoria che viene dal Messico, che viene dal centro America. Dunque un personaggio, Bernie Sanders, interessante, e quindi noi lo segnaliamo perché personaggi simili ci sono solo forse adesso nei laburisti inglesi, Corbyn, perché c'è una ripresa, no, dopo il blairismo, dopo le terze vie che hanno portato i partiti socialdemocratici, socialisti o di sinistra verso posizioni più moderate, cosa che sta avvenendo ancora in tutta Europa, sta avvenendo in Italia con Renzi, sta avvenendo in Francia con Hollande. Vedete che con Hollande c'è tutta una parte di giovani e di operai che lo stanno contrastando proprio sulla riforma del diritto dei lavoratori e così via. Beh, invece sta riorganizzandosi, noi lo segnaliamo proprio ai nostri telespettatori per cercare di far capire come il pianeta e come i processi sociali e politici sono interessanti. Lì emerge proprio negli Stati Uniti una sinistra all'interno del Partito Democratico, ma una sinistra che mai prima aveva già appoggiato in parte Obama. Ma qui è proprio una componente giovanile, sociale, sindacale e intellettuale che fa molto presa sul pensiero giovanile, sulla rete di università statunitensi. Qui al Vaticano, nel convegno che abbiamo citato, forse avete visto che dietro alle spalle di Bernie Sanders c'era uno dei più significativi e più importanti economisti italiani, Stefano Zamani, che è un'autorità internazionale, che è il fautore dell'economia sociale e dell'economia civile, e quindi non solo di un capitalismo brutale e selvaggio. E Stefano Zamani, attenzione, è uno degli ispiratori anche dell'enciclica, ha collaborato alla stesura dell'enciclica di Papa Francesco Laudato Si. Così come Bernie Sanders nel suo intervento ha sostenuto proprio lì, in Vaticano, la critica simile e uguale a quella dell'Occupy Wall Street, di quei giovani che hanno criticato negli anni scorsi lo strapotere finanziario, dicendo proprio in Vaticano, guardate che non è giusto
che l'1% della popolazione, non solo negli Stati Uniti, ma anche l'1% mondiale, detenga il 50% delle ricchezze, mentre invece la grande maggioranza dei cittadini, anche dei ceti medi, non hanno di fatto avuto in questi anni di globalizzazione un'eguale possibilità di benessere e di crescita del reddito. Quindi una critica al cuore finanziario dello strapotere della finanza mondiale, e quindi è chiaro che qui c'è una convergenza con le posizioni, per esempio dell'enciclica del Papa Laudato Si, laddove si critica la finanza mondiale, si dice che l'economia deve tornare a essere al servizio dei cittadini, del progresso, del benessere, dell'economia che possa anche vedere una redistribuzione del lavoro e delle opportunità di reddito per tutti, e quindi c'è quello che dicevo, una reale sintonia. Per lui ebreo, intellettuale, socialista di sinistra negli Stati Uniti, e vorrei anche dire che non è un'estrema novità questa, perché nella cultura della diaspora ebraica noi sappiamo quanto ci siano stati pensatori, a cominciare da Marx, che erano di origine ebraica, o grandi pensatori, psicologi, psicanalisi, eccetera, come Freud. Quindi non pensiamo che tutti gli ebrei che sono in giro per il mondo sono assolutamente oggi così al servizio di questo nuovo nazionalismo conservatore che si sta affermando purtroppo nella realtà israeliana nei confronti dei palestinesi. Ci sono componenti che vanno al di là dell'appartenenza religiosa, come in questo caso Bernie Sanders, e che sanno indicare strade assolutamente più coraggiose e innovative. L'ultima notazione: lui è ritornato negli Stati Uniti e insieme a lui c'era un altro grande personaggio che segnalo a chi vuole approfondire, soprattutto immagino se c'è qualche giovane che ci ascolta, perché insieme è tornato negli Stati Uniti con un altro grande intellettuale, in questo caso laico, un economista di fama mondiale, che è anche il consulente di Ban Ki-moon all'ONU per quanto riguarda l'ingiustizia sociale, le disuguaglianze, e che è Jeffrey Sachs. Io vi faccio vedere questo libro bellissimo, ha qualche anno, ma quando sentite parlare di bene comune, di beni comuni, di disuguaglianze da correggere, di costruzione di eguaglianza sociale nel reddito, nel lavoro, ebbene Jeffrey Sachs, il bene comune, economia per un pianeta affollato, ecco, vedete, questo è un grande economista che non solo lavora all'ONU su questa visione planetaria internazionale, ma è stato, anche qui perché è stato invitato in Vaticano dall'Accademia Pontificia delle Scienze Sociali, insieme a Zamani, italiano, questo Jeffrey Sachs è stato uno degli ispiratori dell'enciclica Laudato Si, perché il Papa intelligentemente ha utilizzato i migliori economisti, i migliori scienziati, più avanzati, più progressisti a livello mondiale. E quindi Jeffrey Sachs era tra i relatori, insieme a Bernie Sanders, a questo convegno che abbiamo appena visto, ecco, celebrato in Vaticano. Un convegno che sicuramente non è stato organizzato dal Papa, ma dall'Accademia Pontificia. In ogni caso sembra quasi voler dare un impulso ad una nuova generazione di pensiero anche che possa condizionare poi la politica, l'economia, la scienza sociale. Ma guarda, hai centrato esattamente quello che è l'intenzione, credo, del Papa. Cioè, noi dobbiamo pensare che non può essere, come succede tuttora nella politica europea sugli immigrati, ma anche sull'economia, anche sulle disuguaglianze, anche sui diritti dei lavoratori, soprattutto l'assenza di lavoro dei giovani. Non può essere che l'etica, oppure il cristianesimo, oppure le chiese, oppure la morale, siano delle prediche che si attaccano al soffitto e poi la politica va avanti con il cinismo e con quel senso di calcolo di opportunità per convenienze elettorali strette. No, qui c'è la realtà di un mondo che si sta trasformando con sfide incredibili, a cominciare dai cambiamenti climatici, ma anche dall'aumento delle disuguaglianze sociali, e quindi bisogna ispirare
un pensiero politico, perché? Perché poi ci vuole l'azione e la strategia dei governanti, dei parlamenti e degli amministratori. E poi ritorniamo a dire ancora una volta che questo Papa ha una vera e propria taccata politica, perché non si può negare anche quello che ha fatto poi successivamente all'incontro con Sanders e questo convegno, che è partito appunto, è andato a Lesbo dove ha incontrato i rifugiati, ha ancora una volta fatto appello comportarsi, a guardare questo fenomeno con occhi umani, quindi a denunciare quella che secondo lui è la più grande crisi umanitaria dopo la Seconda Guerra Mondiale, non solo, ma al suo ritorno si è portato dietro 12 siriani, quindi 12 rifugiati dalla Siria, delle famiglie con dei bambini, un gesto molto forte, sia la sua presenza a Lesbo, sia la sua decisione di dimostrare in prima persona che cosa significa l'accoglienza portando con sé questi rifugiati. Vediamo. I migranti, prima di essere numeri, sono persone, sono volti, nomi, sono storie. Aiutaci a condividere con loro le benedizioni che abbiamo ricevuto dalle tue mani e riconoscere che insieme, come un'unica famiglia umana, siamo tutti migranti. Si è conclusa con un fuori programma la visita del Santo Padre all'isola greca di Lesbo, divenuta simbolo della crisi dei migranti. Il pontefice ha invitato a seguirlo in Vaticano sul suo stesso aereo 12 rifugiati siriani, li vedete in questi scatti dell'agenzia AFP. Tra loro c'erano anche 6 bambini. Secondo quanto riferito dal portavoce Vaticano Padre Federico Lombardi, si tratta di persone che erano presenti nei campi di accoglienza di Lesbo prima dell'accordo fra Unione Europea e Turchia. L'iniziativa del Papa è stata realizzata tramite una trattativa della Segreteria di Stato con le autorità competenti greche e italiane. Tutti i membri delle 3 famiglie sono musulmani. 2 famiglie vengono da Damasco, una da Deir ez-Zor, nella zona occupata dall'ISIS. Le loro case sono state bombardate. L'accoglienza e il mantenimento delle 3 famiglie saranno a carico del Vaticano. L'ospitalità iniziale sarà garantita dalla comunità di Sant'Egidio. Nel corso della sua visita a Lesbo, il Papa ha invitato l'Europa a essere una patria dei diritti e a non innalzare recinti per sentirsi più sicura. I suoi abitanti, ha detto, come il buon samaritano, aiutino i migranti, in quello spirito di fraternità, solidarietà e rispetto per la dignità umana che ha contraddistinto la sua lunga storia. Ecco, appunto, abbiamo detto un'azione che al di là della parola del Dio cristiano cattolico porta anche, insomma, certo, un'intenzione molto più vasta, politica. Ma non c'è dubbio. Allora, a parte che anche molti cattolici e molti cristiani pensano tuttora, non solo in politica, ma anche che l'etica e il cristianesimo sia solo quando va bene, no? Una bella indicazione di buoni sentimenti, ma che poi non si devono tradurre in azione coerente. Per tutta la puntata abbiamo parlato di coerenza. Mentre invece il cristianesimo è incarnazione, ovviamente il cattolicesimo, cioè è più importante fare ed essere moralmente fratelli degli altri che non fare come i farisei, dirlo a parole. E questa cosa è molto dura. Perché? È perché l'egoismo e comunque l'attaccamento, non parliamo se volete di egoismo, al fatto di credere che abbiamo diritto di mantenere i nostri equilibri sociali e la nostra vita come l'abbiamo ereditata dal passato è molto forte. Cioè il conservatorismo, prima di essere una posizione politica, no, è anche un po' una posizione psicologica di tante tante persone, e lo viviamo nella nostra vita quotidiana. Per cui diciamo anche, ah, bravo il Papa, lui lo può fare, se lo può permettere, porta 3 famiglie in questo caso a essere ospitate dalla comunità romana di Sant'Egidio, e però tutti gli altri, e però noi, perché dobbiamo farci carico di questo e quindi spendere soldi per gli immigrati? E così ci sono state già anche polemiche di critica a questo gesto. Ecco, ma il problema è proprio questo. Il problema è che, attenzione, lo diciamo ai nostri telespettatori, noi non diciamo, e anche il Papa non dice, dobbiamo accogliere tutti indistintamente, ma dice una cosa più di fondo: sono persone e non numeri. Quindi occorre che la politica si faccia carico che, se crediamo nella centralità della persona,
anche gli atei laici e non credenti dovrebbero credere nella centralità della persona, ma a maggior ragione i credenti, i cristiani o i cattolici. Allora il problema è questo: se le misure che l'Europa sta prendendo sono misure che rispettano la centralità della persona, e indipendentemente da dove viene. Allora il problema è proprio questo, è che invece gli stati europei si stanno rinazionalizzando, che il problema è di non toccare più di tanto il loro equilibrio esistente, non rendendosi conto che comunque il mondo sta cambiando. Abbiamo detto più volte nella nostra puntata che i cambiamenti climatici stanno provocando più immigrati, più profughi e più esuli che non addirittura le guerre. Così come le guerre vanno risolte politicamente, perché se non si risolvono i conflitti politicamente ricostruendo quei territori e la pace in quei territori, beh, da lì la pressione continuerà e tu puoi costruire tutti i muri che vuoi, ma a questo punto ci sarà una sorta di doppio ritorno all'indietro. Da un lato non favoriamo la costruzione della pace in Siria piuttosto che in Libia, dall'altro noi diventiamo, come dire, proprio più egoisti e più chiusi nei nostri nazionalismi. Pensiamo al Brennero che forse verrà chiuso, pensiamo ai muri che sono stati costruiti ai fil di ferro tra la Macedonia e la Grecia, pensiamo al comportamento di tanti paesi nei Balcani, pensiamo anche all'egoismo di tanti paesi dell'Est che si sono liberati dal comunismo, è caduto il muro di Berlino, sono entrati in Europa, hanno avuto grande possibilità di progresso economico e sociale, e adesso che cominciano ad avere un po' di benessere, anche loro dicono no, ma adesso ce lo godiamo e ce lo gestiamo solo noi, non vogliamo essere... Ma pensiamo anche all'Europa che paga la Turchia per gestirsi... Noi non parliamo poi di questa soluzione, che è una soluzione ovviamente che si può capire in termini cinici, ma non è una grande scelta politicamente lungimirante, perché poi la Turchia che si riprende questi immigrati che noi non diciamo cacciamo, diciamo che gentilmente riaccompagniamo in Turchia, che garanzie dà sul trattamento dei diritti umani? E questo ci tocca o non ci tocca? La grande civiltà europea che ha scoperto la centralità dei diritti umani e la centralità della persona sa se lì quelli sono trattati da persone o noi rimuoviamo il problema? Allora, qui faccio due riflessioni, attenzione, che sono serie, non sono buttate. Allora, anche per il cristianesimo e per il mondo cattolico, lì a Lesbo il Papa giustamente si è fatto accompagnare da altre rappresentanti religiose, sia di Costantinopoli e sia di Atene, ortodossi in varie forme, perché lui crede moltissimo nell'ecumenismo. Ma c'è di più, c'è che il cristianesimo, e questo già un grande papa precedente, Ratzinger, l'aveva detto, ma molti cristiani o cattolici o protestanti ortodossi, non so fino a che punto sono convinti. Attenzione, la risposta spirituale e teologica più forte che si può dare agli estremisti islamici, ai terroristi islamici, è la consapevolezza che Papa Francesco, che la Chiesa Cattolica almeno negli alti livelli sa, che i grandi esponenti teologi delle altre confessioni cristiane, protestanti, ortodossi, sanno benissimo che insieme all'ebraismo e insieme all'Islam è lo stesso unico Dio. Non so se ci rendiamo conto chi come noi appartiene al cattolicesimo e alla civiltà cristiana europea, che il vero problema oggi è fare un passo in avanti e dire e affermare insieme agli islamici, insieme agli ortodossi, insieme ai protestanti, insieme a chi è di religione ebraica, guardate che è lo stesso identico Dio. E per gli atei non credenti, se esiste un unico Dio, è evidente che è lo stesso Dio. Poi ciascuno ha diritto di pensare che la propria rivelazione è la rivelazione principale,
che la propria rivelazione è quella, per esempio, attraverso Gesù Cristo, quella assolutamente migliore o comunque che ci ha dato elementi maggiori di spiritualità o di realizzazione di una reale fraternità. Ma attenzione, anche l'Islam e anche Maometto, che ha una storia diversa e ha un'ambizione universalista diversa, crede nell'unico Dio, che è lo stesso Dio. E attenzione, il Nuovo Testamento è seguente al Vecchio Testamento degli ebrei, e quindi è evidente che anche con gli ebrei è lo stesso unico Dio. Questa cosa però filosoficamente e culturalmente viene messa in un secondo piano perché scandalizza. E io ho visto in alcuni siti, anche del mondo cattolico italiano, lo potete vedere su internet, che c'è chi si arrabatta a cercare di difendere. No, non è vero che è lo stesso unico Dio, perché noi abbiamo, giustamente, guardano le differenze di rivelazione, le differenze trinitarie, che ovviamente sono fortissime, per chi come me ha studiato teologia, ovviamente per cercare di capire meglio il cristianesimo e le altre religioni, so benissimo che ovviamente queste sono differenze dogmatiche fondamentali. Ma sono differenze che sono differenze che perché sono una storia diversa, perché sono rivelazioni diverse. Ma il problema è sempre quello, che alla fine il punto è se esiste un Dio e se esiste un unico stesso Dio, noi dobbiamo cominciare a capire che le religioni per quello possono pregare insieme, soprattutto quelle monoteiste o soprattutto quelle, come si dice, abramitiche, cioè che derivano anche storicamente dal patriarca Abramo, come appunto l'Islam, come appunto l'ebraismo, come appunto il cristianesimo. Ma al di là di questa esegesi o interpretazione del percorso di queste religioni, il problema è il pensiero laico e filosofico. Oggi ci rendiamo conto che se esiste Dio, esiste un unico stesso Dio per tutti? Beh, Papa Ratzinger, questo, l'ex Papa, no, l'aveva scritto con estrema chiarezza, e molti teologi, la maggioranza dei teologi, sa che questa è la strada da imboccare. Quindi non è solo perbenismo o attenzione agli altri rispetto delle differenze, ma è anche la comprensione profonda per chi crede, per chi ha spiritualità, che ci sono rivelazioni diverse. Ma chi è davvero il Signore del Dio e della Terra, per i cristiani come per gli altri? Beh, quello è lo stesso unico Dio. Allora riflettiamo su queste cose, spero in futuro che noi, no, come trasmissione possiamo avere anche in studio teologi, esponenti e filosofi, perché credo che oggi per creare un Islam democratico e un Islam che possa convivere con i diritti umani ed essere elemento di ricchezza anche in Europa, è importante anche che i nostri telespettatori facciano uno sforzo ulteriore di conoscenza su questa tematica che io ritengo fondamentale. Una tematica fondamentale, anche se ritengo che non sia necessaria la religione per rispettare i diritti umani, per rispettare la dignità umana. Certamente, grazie certamente di tutto, buona serata, arrivederci. Ma brucia pronto, ma brucia pronto, pronto, pronto.